malattia. Chiediamo che purtroppo, ripeto, non hanno mai e poi mai risarcito, hanno promesso milioni di volte, milioni di euro per risarcire questi ragazzi che sono morti o i familiari, invece non hanno dato mezza lira a nessuno. Hanno fatto un piccolo, qualche piccolo accenno, insomma, diciamo le 3, 4, 5 famiglie, sì o no, gli hanno dato quei 250 mila euro a famiglia di quelli che... Però non è che sono morti soltanto i 5. Il resto sono morti ugualmente, però non gli hanno risarcito niente. E chiediamo al governo italiano, che aveva stanziato nel 2006, quando ci stava il governo Prodi, ci stavano 174 milioni di euro stanziati perché per questi ragazzi che purtroppo sono morti, le famiglie e quelli che sono la malattia, però non hanno risarcito niente. Lei ha un parente malato? Io ho mio figlio, che ha 7 anni, che sta curando il tumore. Comunque, a prescindere che io devo difendere a tutti, non devo difendere solo a mio figlio, perché sono tutti figli di povera gente che si sono arruolati perché per bisogno, perché non ci stava altro lavoro, perché in Sardegna, come tanto il meridione d'Italia, non c'è stato altro lavoro. I ragazzi sono costretti ad arruolarsi. Perché cosa? Per ottenere, insomma, tutti quello che è il diritto della vita. Ci vogliono fare una famiglia, ci vogliono fare una casetta, ma così non se la fanno di certo. Anzi, la casetta se la fanno nei cimiteri. E questo è il guaio degli italiani. Perché non è che per esempio vengono a dire, ma come fanno loro? Ho visto adesso è arrivato questo altro ragazzo che è morto. Sì, prego. A me non è che per esempio che vengono a dire, dice, ma signori miei, queste ragazze, allora, no, a casa mia era venuta, tramite il governo, quando siamo il governo, la Mena Pace, che era presidente nazionale del Senato, insomma di protezione dell'organo impoverito, era venuta a casa mia, ci avevo pure dormito, è un convegno che abbiamo fatto. Allora, in primo momento gli ho detto già prima, quando ricordava la dottoressa Carte dell'Università di Monza, perché io non... allora, lei va smentendo questa cosa qua, io non la smentisco perché è così, perché ero pronto a ripresentargli il fax che mi ha mandato in primo, perché diceva che conteneva uranio, plutonio, polonio, tungsteno, io glielo dico così a memoria, cromo e bario, stronzio, che sono stronzi loro, e tutti questi minerali pesanti. Poi alla fine, dopo due giorni, smentì e mi telefonò e mi disse: signor Pilloni, lei abbiamo sbagliato, deve strapparlo quello che gli ho mandato. Sì signora, sta in quarantena, però è in malattia, perché purtroppo, ripeto, tramite la malattia è successo che ha divorziato, si è separato, poi ha divorziato, c'è una bambina di 12 anni che la protegge lui in qualche maniera, perché la mamma purtroppo non ne parliamo, e quindi oltre alle malattie che ha deve poter pensare alla figlia tutti i santi giorni. Adesso gli dovevano operare i piedi, alla cartilagine, che ha perso pure la cartilagine perché non può camminare, ai piedi, alle ginocchia e tutte le ossa, quindi non è solo per mio figlio, ripeto, io ne parlo sempre poco. E adesso sta sempre in malattia, però, perché c'è la legge che lo protegge, meno guarisce, di stare in malattia, quanto vuole. Sì, che non guarisce, se non si sente di rientrare, mio figlio non rientrerà mai, perché non si sente di rientrare. Ma ha avuto rifacimento? Nulla, mezza lira. Allora, io gli sto dicendo quello che ho io, che sono tutto acciaccato. No, ho tre pensioni, un capo. Ma io li do ai figli e a tanti altri ragazzi, perché sono generoso, sono altruista. A me mi basta un pezzo di pane e formaggio, sto a posto, faccio l'esempio, però io devo dare un aiuto a questi ragazzi che hanno bisogno. Se non gli davo l'aiuto io, non si possono comprare neanche le medicine per curarsi, perché purtroppo in Italia, se noi andiamo a guardare il meridione, non ci sta un centro, dico, adatto, tipo oncologico, adatto a queste malattie. Quindi toccava per forza, è stato operato d'urgenza, a Grottaglia là, non in provincia di Milano, ma non ci stanno gli ospedali militari, salvo che al Cili, a Roma, voi non c'è più un accidente, e questo è il guai ancora di più.